Per me lo sport rappresenta libertà e, diciamo, un modo per esprimere la propria personalità. L'aspetto più avvincente del mio sport è sicuramente il confronto diretto con gli avversari, mentre l'aspetto meno avvincente è sicuramente le lunghe ore di viaggio durante tutte le trasferte. Non c'è stato un momento preciso in cui ho capito in cui sarei diventato un atleta a livello internazionale. Ma sicuramente dopo la stagione 2020-2021 in Finlandia ho capito che avevo ottime possibilità di diventarlo. L'atleta a cui mi sono ispirato e comunque continuo ad apprendere è sicuramente il mio compagno di squadra Jacopo Luchini, perché a livello tecnico è sicuramente uno dei migliori e avere il contatto comunque tutti i giorni con lui mi aiuta a migliorare. La gioia più grande a livello sportivo è sicuramente stato l'ultima gara che è stata svolta in Svezia, in quanto siamo arrivati sul podio tra italiani, e mentre la sconfitta più grande è stata il Mondiale a Lillehammer nel 2022. Al di là della gara mi piace vedere il clima intorno a quello che poi magari si vede in televisione e quindi le squadre che si preparano e anche il vedere un mondo nuovo rispetto alla propria città. La meta che sceglierei sicuramente sarebbe il Canada. Purtroppo non ho una serie TV preferita, ma il mio film preferito è sicuramente Avatar. Sicuramente se venisse un mio avversario a cena gli preparerei un risotto alla milanese con l'ossobuco. Dame una gadriega che sono strack. Vuol dire dammi una sedia che sono stanco. Per me avere le Paralimpiadi in Italia significherebbe avere un miglior accorgimento del mondo paralimpico che è ancora molto sconosciuto, soprattutto in Italia. Per me, Milano Cortina 2026 potrebbe dare maggior visibilità alle Paralimpiadi e quindi a tutto il mondo paralimpico.